61 questionari e poi faremo un aggiornamento andando molto nei contenuti con le attività dei nostri gruppi di lavoro. Come sapete, abbiamo 8 gruppi di lavoro tematici per l'aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente. E abbiamo deciso di fare 2 sessioni questa mattina e questo pomeriggio in modo che ci sia adeguato spazio per condividere anche i contenuti a cui ormai questi gruppi di lavoro sono arrivati nel percorso che li porterà a fare una proposta alla regione di aggiornamento delle traiettorie di sviluppo. Quindi do il benvenuto a tutti i nostri relatori, in particolare abbiamo un piccolo aggiornamento di agenda e non può essere con noi per problematiche sopravvenute, il direttore generale di Area Stefano Casaleggi, e quindi il suo intervento sarà tenuto da Fabio Morea di Area, responsabile dell'ufficio studi di Area di Ricerca. Saluto poi Ketty Segatti, vice direttrice centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, che ci aiuterà a collocare i lavori di oggi nel percorso di aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente in qualità anche di direzione co-coordinatrice della S3 stessa. E poi andremo a ripercorrere e avere un aggiornamento nei contenuti che stanno emergendo dai responsabili coordinatori dei gruppi di lavoro. Quindi Saverio Maisto per il gruppo di lavoro Fabbrica Intelligente come referente del COMET, Pierpaolo Rovere per Agri-Food e Bioeconomia, direttore del Parco Agroalimentare FVG, Agri-Food e Bioeconomy Cluster Agency. Lucio Sabatini, CEO per il Maritime Technology Cluster per Blue Growth, Logistica e Mobilità Sostenibile. Abbiamo visto anche l'altra volta come quest'area di specializzazione ha l'incarico, diciamo, di guardare anche oltre al settore delle tecnologie marittime, fino alla logistica, alla mobilità sostenibile. E infine il gruppo di lavoro Salute, e quindi saluto Laura Cerni, Cluster Manager del Cluster Smart Health CBM, che concluderà i lavori della prima parte di questa giornata con l'aggiornamento sul suo gruppo di lavoro. Quindi di materiali, di tematiche ce ne sono tante. Io darei subito la parola a Fabio Morea per l'illustrazione dei risultati di questa consultazione pubblica. E quindi mentre Lorenzo D'Andrea di Foxing, che ci dà l'assistenza tecnica e che saluto, condivide le slide. Vi informo anche che i risultati di questo questionario sono stati rielaborati da Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa, Area di Ricerca e messi anche a disposizione proprio nel dettaglio a tutti i gruppi di lavoro in modo che abbiano dei report molto molto puntuali ed approfonditi di cui tener conto nel lavoro che stanno portando avanti. Quindi tutti i contenuti che chi ha partecipato al questionario ha voluto condividere vengono presi in considerazione e fanno parte di questo percorso aperto di aggiornamento coordinato da noi, da Area di Ricerca dalla Regione. Prego, Fabio. Bene, grazie a tutti. Allora, sì, sostituisco appunto Stefano Casaleggi, come è stato detto, e che conta di essere presente poi nel pomeriggio per presentarvi i risultati del questionario online, che andiamo subito a vedere nella prossima slide. Gli obiettivi di questo questionario sono quelli di raccogliere pareri, commenti e proposte relativi sostanzialmente a 3 aspetti: alle priorità metodologiche dell'S3, quelle definite per il passato, per la programmazione che va a chiudersi, raccogliere appunto commenti e valutazioni sulle traiettorie di sviluppo, sempre quelle del periodo che va a chiudersi, che hanno visto la loro ultima revisione circa un anno fa, e poi la raccolta soprattutto di proposte per nuove traiettorie di sviluppo per il nuovo periodo 21-27. In questo senso, quindi, il questionario è un lavoro parallelo a quello dei gruppi, e complementare ovviamente, coordinato con questo. Il questionario di cui vi parlo è quello che viene lanciato appunto dalla Regione, dall'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, e mentre ciascun gruppo di lavoro può aver scelto di lanciare uno o più questionari oltre in parallelo alle proprie attività. Quindi capisco che siete stati bombardati da diverse richieste di questionario, ma è un momento in cui si vuole far emergere una varietà di opinioni, di posizioni e darne conto e arricchire quindi il dibattito. Andiamo a vedere con la prossima
slide, direttamente cosa è successo in questo questionario, che dico per chi non avesse poi notato, è stato aperto per circa un mese, come diceva la dottoressa Alessio Verni, trova la sua, è stato poi verrà messo a disposizione della sua interezza ai cluster, scusate, ai responsabili dei gruppi di lavoro, in modo che ne possano tenere conto. Le priorità metodologiche dell'S3, quelle quattro priorità indicate per il periodo 14-20, trovano nel questionario una sostanziale conferma. Come vedete, la domanda è stata posta in termini molto chiari, molto netti. La priorità metodologica, ad esempio, leggo la prima, sviluppare la collaborazione e le sinergie tra imprese e tra imprese e strutture scientifiche, è ancora attuale e dovrebbe essere inserita anche nell'S3 per il periodo 21-27. Qui troviamo una sostanziale conferma, anche se in questo caso sono stati raccolti numerosi commenti, che il numero sta poi nella slide successiva, numerosi commenti a riguardo delle priorità metodologiche che appunto una cinquantina di persone hanno ritenuto di commentare nel dettaglio. E questo, secondo me, è un dato molto positivo nell'ambito di un questionario del genere, perché un questionario è abbastanza astratto, metodologico, teorico, per certi versi, e il fatto che una cinquantina di persone si siano prese il tempo e la concentrazione di rispondere nel merito, di commentare su una cosa appunto così strategica come le priorità metodologiche dell'S3, è sicuramente un buon segno di interesse e di attenzione per questo processo di revisione della strategia. Sono state raccolte anche più di una quarantina di proposte di nuove traiettorie di sviluppo per il periodo 21-27, ma soprattutto sono state raccolte le valutazioni, eccole qui, rispetto alle sei aree di specializzazione. Qui faccio notare, per chi magari può trovare un po' di confusione, nella S3 che va a chiudersi abbiamo sei aree di specializzazione, i gruppi di lavoro che sono attivi oggi sono otto, si può tornare indietro di una, alle sei, eccola qui. Non tutti i gruppi hanno ricevuto la stessa quantità di proposte, questo dipendeva un po' da quanto gli utenti singoli si sono trovati interessati a commentare, ma anche da quanto avessero già magari delle attività in corso direttamente da parte del gruppo di lavoro, quindi sono stati magari meno motivati a rispondere al questionario generale. Andiamo dalle 8 alle 40 risposte a seconda della tematica, lo vedete con la barra più scura, la barra più chiara è il numero di commenti, quindi faccio l'esempio del primo in alto, cultura, creatività e turismo, riceve 44 risposte di valutazione con quelle risposte chiuse a scelta multipla e 28 commenti. Anche questo è un segno di grande interesse e cura nelle risposte che abbiamo raccolto. Andiamo avanti. Adesso vediamo sinteticamente appunto il numero di proposte. Prima c'erano i commenti, ora ci sono le proposte. Anche qui, insomma, un significativo numero di proposte di traiettorie. Avanti. Vediamo le valutazioni per singola area. Qui, appunto, ogni singola area aveva tre o quattro traiettorie già definite, che sono state le persone che hanno risposto al questionario hanno avuto modo di rileggere il testo della traiettoria e valutarne l'attualità in termini di una scala da 0 a 5. E riportiamo in piccolo sotto il dettaglio, anche perché non abbiamo tempo di commentarlo qui, o magari sarà una cosa che vorranno commentare poi i singoli coordinatori dei gruppi di lavoro. In generale le risposte sono state sostanzialmente positive, 3,4 su 4 di media per agroalimentare. Andiamo avanti. Metalmeccanica riceve 3,52, quindi con addirittura una delle traiettorie al 77% di risposte positive. Sistema casa 3,3, quindi anche in questo caso un buon riconoscimento dell'attualità della traiettoria e buoni numeri di proposte. Tecnologie marittime riceve comunque un buon riconoscimento positivo, sconta solo, messo qui in evidenza in rosso,
un basso numero di rispondenti, probabilmente perché ha già lavorato in, in presenza fisica o con altri questionari, quindi ce lo dirà poi il dottor Sabadini, e quindi le persone sono state magari meno motivate a partecipare anche a questo questionario. Andiamo avanti. Smart Health riceve il record di proposte, quindi qui c'è stata evidentemente un'attenzione particolare degli stakeholder territoriali, con in questo caso una buona conferma della bontà delle traiettorie già esistenti. Andiamo avanti. La prossima. Cultura, creatività e turismo. Segno la differenza, sono 2,65 su 4, è più della metà, c'è comunque una valutazione positiva, ma c'è decisamente più dibattito sul fatto che le traiettorie di cultura, creatività e turismo 21-27 siano ancora attuali oppure abbiano bisogno di una rinfrescata, di un rinnovamento. Ci sono state ben 44 proposte, numerosi commenti, di questo sentiremo parlare nel tavolo del pomeriggio. Proseguiamo. Ecco, io sì, direi che, scusate, è un po' più breve di quella che avevo in mente, diciamo che ulteriori risultati sono disponibili online, c'è questo QR code che poi potrete fotografare adesso, potrete visualizzare successivamente, che vi dà l'accesso diretto a tutte le risposte, i testi di tutte le proposte. Credo che ora sia opportuno lasciare ai coordinatori dei singoli gruppi di lavoro lo spazio per raccontare a che punto sono arrivati, come stanno trattando queste tematiche, soprattutto valutare se ciò che stanno facendo al tavolo coincide con ciò che hanno indirettamente rilevato tramite il questionario. Se ci sono altre domande, sono a disposizione. Grazie Fabio Morea. E Area è un partner importante di questa parte del processo per l'aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente, ma darei subito la parola alla collega, la dottoressa Ketty Segatti, per aiutarci a rientrare in quello che è complessivamente un processo di gestione della strategia di specializzazione intelligente, prima di andare poi alle presentazioni dei gruppi di lavoro. Prego Ketty. Grazie e buongiorno a tutti. Come ricordava la dottoressa Verny, oggi è il secondo evento pubblico che è dedicato all'aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente. In particolare, oggi avremo un tassello aggiuntivo rispetto a quello che è lo stato d'avanzamento del processo di scoperta imprenditoriale, quel processo che è ampiamente partecipato, che ci consente di identificare le priorità per lo sviluppo del territorio e identificare le aree di specializzazione intelligente. Io ricordo, non è mai abbastanza, che per far questo abbiamo identificato gli 8 gruppi di lavoro tematici. I temi sono stati individuati tenendo conto di quelle che sono le principali sfide individuate a livello nazionale e comunitario. Diciamo questi gruppi di lavoro sono stati costituiti in una maniera fortemente rappresentativa di quella che è chiamata la quadrupla elica, cioè del sistema delle imprese, del sistema della ricerca, della formazione e della società civile. Io volevo sottolineare un aspetto interessante che è emerso durante i lavori dei gruppi di lavoro, che è emersa una sinergia. Cioè il fatto che ci siano questi temi molto ampi e che spesso si intersecano hanno portato questi gruppi di lavoro a dialogare con loro. Quindi credo che questo sia un aspetto molto importante che vada sottolineato. L'altro aspetto dei gruppi di lavoro che va sottolineato è che comunque hanno una metodologia di lavoro che, sebbene appunto differenziata tenendo conto delle caratteristiche dei settori di riferimento, hanno una base di lavoro omogenea. Quindi questo ci consentirà di avere, come dire, dei prodotti alla fine di qualità. Oggi la mattina vengono presentati i risultati dei primi 4 gruppi di lavoro e io vi anticipo che il gruppo Fabbrica Intelligente, Agri-Food, Bioeconomia e Blue Growth hanno concluso gli incontri previsti e quindi stanno perfezionando la documentazione da presentare all'amministrazione regionale, mentre il gruppo di lavoro Salute ha ancora degli incontri e quindi diciamo i contenuti dovranno essere ancora implementati.
Concludo, sono brevissima, indicandovi le tappe successive per arrivare alla definizione della S3, tappe che sono state aggiornate con una delibera che è stata recentemente approvata. Io vi riporto il numero, la 1683, che aggiorna il piano d'azione per la definizione della S3. Quali saranno le prossime tappe? 15 gennaio 2021 i gruppi di lavoro avranno concluso il loro lavoro e presenteranno i documenti di sintesi all'amministrazione regionale. Successivamente questi documenti di sintesi saranno presentati all'organismo che rappresenta le direzioni regionali all'interno dell'amministrazione regionale, che è il Comitato di Indirizzo Strategico. No, scusate. Comitato di direzione, mi confondevo, il Comitato di Indirizzo Strategico, che è l'organo invece di raccordo che è stato definito all'interno della governance della S3, che è quello appunto che costituisce il punto di raccordo fra il territorio e l'amministrazione regionale, per essere approvata dalla Giunta regionale. Però nel mese di gennaio avremo altre scadenze e entro la fine del mese di gennaio verrà definita la vision, che sarà una altrettanto, diciamo, importante per inquadrare la nuova S3, e i criteri di prioritarizzazione che servono appunto per definire e selezionare le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo. Queste attività ci consentiranno, quindi correndo e rispettando i tempi, di avere entro il 19 di marzo il documento della S3 in bozza, per poterlo presentare nuovamente al Comitato di Indirizzo Strategico, per fare poi passaggi interni all'amministrazione regionale e giungere all'approvazione in giunta entro giugno. Quindi diciamo che l'obiettivo, quindi le due date importanti sono il 15 gennaio e poi il 30 fine marzo e il 30 di giugno per l'approvazione della strategia. Ricordo, e questo è importante, l'intensa attività di comunicazione che stiamo attivando, perché l'obiettivo è quello di rendere i cittadini partecipi in questo processo. Quindi questa forse è un po' la nuova sfida rispetto anche alle tante altre di questa nuova revisionata strategia di specializzazione intelligente. Io concluderei qua ringraziando comunque tutti i presenti, che vedo sono 176, per l'interesse manifestato comunque a questo evento, che ha i suoi connotati tecnici e quindi può sembrare per persone, diciamo, di settore, ma in realtà è un tema, insomma, di interesse per tutti, anche per la cittadinanza. Quindi grazie ancora e buon lavoro a quelli che mi seguono. Grazie dottoressa Segatti. Effettivamente penso che siamo riusciti a restituire quella che è la complessità del processo, quindi la parte, diciamo, di architettura di governance di questa strategia di specializzazione intelligente, e adesso, dando un po' la parola ai gruppi di lavoro, entriamo invece sulla parte che è quella di, diciamo, di contenuto che si svolge, si elabora e cresce dentro un processo che per forza deve avere una sua architettura complessa, proprio perché ogni voce deve essere espressa dentro, diciamo, a una tematica così ampia e così rilevante come la strategia di specializzazione intelligente. Quindi do la parola al coordinatore del gruppo di lavoro Fabbrica Intelligente, Saverio Maisto, direttore del COMET, e vi ricordo che comunque, diciamo, questa partecipazione al questionario può sembrare poco significativa, di 161 questionari, ma in realtà su una tematica così, anche rispetto alle nostre serie storiche di partecipazione ai questionari per l'elaborazione dei programmi comunitari, diciamo che è un buon risultato. Però giustamente noi vorremmo che questo percorso fosse ancora più aperto e partecipato. Quindi vi informo che i lavori di oggi sono registrati, proprio per metterli a disposizione poi di tutti anche nel proseguo. Prego, Saverio. Buongiorno, grazie mille a tutti, grazie mille direttrice, e ho l'onore di coordinare il gruppo di lavoro Fabbrica Intelligente dopo un'esperienza fatta qualche anno fa sulla rivisitazione delle traiettorie S3
della traiettoria strategica metalmeccanica. Lo sforzo quindi che abbiamo dovuto fare in maniera molto deciso è quello di non avere un'attenzione prettamente settoriale, ma di aprirci il più possibile a una fabbrica che potesse essere trasversale a livello proprio di settori, e quindi anche nel gruppo di lavoro ci siamo concentrati nel poter in qualche modo beneficiare del contributo di tutte quante le aziende e tutti quanti i settori rappresentativi della nostra regione. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato cercando di dare in prima battuta, se vogliamo, una sorta di definizione di cos'è fabbrica intelligente, che vi posso garantire che non è così scontato, non è così facile. E è emerso dal gruppo di lavoro in maniera molto decisa che fabbrica intelligente è una fabbrica che utilizza, che sfrutta, che beneficia, che è in grado di gestire le tecnologie di Industria 4.0, una fabbrica che è sostenibile, e questo è molto importante, in qualche modo trasversale anche ad altri gruppi di lavoro, poi vedrete come è stato calato poi nella realizzazione delle traiettorie, e una fabbrica che è etica, è una fabbrica che è con l'uomo al centro, tema che è emerso in maniera molto decisa e molto importante. Come abbiamo lavorato? Abbiamo organizzato, come diceva anche la dottoressa Katie Segati pochi minuti fa, con degli incontri plenari, con tre incontri plenari dove è stato convocato e coinvolto tutto il gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro che era fortemente orientato anche alla presenza delle aziende che potessero in qualche modo indicarci quali erano effettivamente le visioni che in qualche modo dovevano essere all'ordine del giorno e in prospettiva futura essere enfatizzate dal gruppo di lavoro Fabbrica Intelligente. E poi, proprio perché credetemi non è così facile poter lavorare operativamente in remoto con gruppi di lavoro così numerosi, ci siamo dedicati a dei gruppi ristretti di lavoro dove abbiamo concentrato poi delle tematiche di definizione, di dettaglio. Anche noi abbiamo avuto un questionario, anche noi abbiamo predisposto un questionario quindi che abbiamo inoltrato noi alle nostri contatti e alle nostre aziende, e in qualche modo abbiamo poi presentato un momento di consultazione pubblica, sempre online. Questo purtroppo non è stato possibile fare diversamente. Lorenzo, se mi aiuti con la prossima slide. Cosa è emerso? Un po' ve l'ho spoilerato qualche secondo fa. È emerso in maniera forte che, partendo dalle keywords che ci hanno indicato il gruppo di lavoro, ma soprattutto andando ad analizzare la selezione delle keywords, quindi andando a escludere alcune keywords che non erano strettamente connesse alle caratteristiche della nostra regione e non erano immediate di realizzazione per quanto riguarda le necessità del nostro territorio, è emerso che sì, sicuramente dovremmo concentrarci su un'innovazione di prodotto, su un'innovazione di processo, su un'innovazione organizzativa. Attenzione, questo è un aspetto molto delicato, molto importante, e enfatizziamo costantemente che non sempre viene preso in considerazione o non viene preso in considerazione in maniera adeguata. E come vi ho un po' anticipato, due nuove macro categorie che sono appunto l'human center, quindi questo uomo al centro, che anche nella fabbrica digitalizzata, anche nella fabbrica tecnologica, comunque resta una pedina fondamentale, e il concetto della sostenibilità, che come vedrete non è orizzontale come possono essere le varie innovazioni che vi ho citato poc'anzi, quanto più che altro verticale, toccando tutti quanti gli aspetti innovativi. Tant'è vero che abbiamo in qualche modo cercato di, come vi dicevo, enfatizzare quali erano le tecnologie, le keywords di prossimo impatto, okay, di concreto impatto per le aziende, e in qualche modo abbiamo fatto anche un'analisi di qual era la specializzazione della nostra regione. E sono emerse che alcune keywords non erano direttamente di impatto per il gruppo di lavoro Fabbrica Intelligente, e quindi in qualche modo sono state, passatemi il termine, scartate, non enfatizzate. Vai Lorenzo, per favore. Quindi, come vi dicevo, innovazione di prodotto, quindi l'individuazione della nostra classificazione ha visto quindi un'innovazione di prodotto, un'innovazione di processo, un'innovazione organizzativa e un'innovazione sui sistemi di gestione human center per il manifatturiero, con un concetto di sostenibilità che riguarda tutti quanti le traiettorie individuate. Quindi
saranno quattro, vi anticipo già, le traiettorie che andremo a proporre all'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa e ad Area Science Park. Andando un po' nel dettaglio, innovazione di prodotto, grazie Lorenzo, innovazione di prodotto, riporta tecnologie per la realizzazione di innovazioni di prodotto, attenzione, nuovo o esistente, adesso vedrete che c'è un tema molto interessante anche sul revamping digitale, mediante la ricerca, lo sviluppo, l'adozione di metodologie e soluzioni innovative, quali l'edge computing, 5G e o l'intelligenza artificiale. Il dato è un altro tassello fondamentale che è emerso nel nostro gruppo di lavoro. Il dato inteso come dato in grado di essere letto, interpretato e quindi diventare informazione che possa anche supportare le decisioni aziendali. Quindi l'uso di ingegnerizzazione data-driven ed eco-design indirizzata a introdurre nuove funzionalità di prodotto, macchine, impianti intelligenti, con attenzione ovviamente alla cybersecurity e purtroppo sempre più spesso sui giornali leggiamo delle notizie che non ci piacciono e quindi riteniamo che anche la cybersecurity debba essere un pilastro fondamentale nell'innovazione di prodotto della nostra regione. Abbiamo parlato di smart system and machine. Cosa intendiamo? Intendiamo tecnologie che siano in grado di monitorare, controllare, anche da remoto, anche in manutenzione predittiva, per capirci, l'operatività del prodotto. L'assistenza da remoto diventa centrale ancora una volta. La sensoristica avanzata diventa fondamentale. Viene considerato innovativo il revamping digitale. Le tecnologie di networking, l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet delle cose, i sistemi di controllo di processo e di controllo macchina, tutte le attività finalizzate all'ottimizzazione senza difetto, quindi alla manutenzione a prodotti che possono portare a zero defect, sistemi di visualizzazione delle informazioni e modalità di dialogo uomo-macchina, quindi l'interfaccia uomo-macchina al centro ancora una volta di innovazione di prodotto. Ovviamente abbiamo inserito anche la possibilità di sfruttare tecnologie come quelle dei chatbot o dell'assistenza virtuale. Per quanto riguarda la smart product, invece, la focalizzazione è su tecnologie quali i digital twin di prodotto, i prodotti customizzati, quindi tailor made, la riconfigurazione dei prodotti con tecnologie additive. Attenzione che per un territorio fortemente orientato all'esportazione trucciolo, le tecnologie additive possono essere di grande impatto se non presidiate, non monitorate in maniera adeguata. Innovazioni propedeutiche finalizzate anche alla servizizzazione, quindi un prodotto che sia in grado di darci le informazioni per cambiare il nostro modello di business spostandolo dalla vendita del prodotto alla vendita del servizio. Per quanto riguarda i sistemi robotici avanzati, tecnologie di meccatronica e automazione evoluta, sono inclusi nella traiettoria sistemi di interazione uomo-macchina, quindi ancora una volta i chatbot, e sistemi modulari meccatronici ad alta flessibilità, sistemi di automazione adattivi e sistemi collaborativi, i cobot, i robot collaborativi, appunto, nell'innovazione di prodotto rimangono fondamentali. Un focus sulle tecnologie di lavorazione innovative, in questo caso abbiamo inserito lavorazioni che sfruttano tecnologie contemporanee come utensili ultrasuoni, laser, deformazione plastica, piuttosto che microlavorazioni. Abbiamo voluto fare un focus, il gruppo di lavoro ha voluto anche focalizzarsi sui materiali innovativi e trattamenti e rivestimenti e, come vedete, ultimo ma non ultimo, un focus dedicato alla sostenibilità che troveremo anche nelle altre tre traiettorie. In modo particolare vi sottolineo per quanto riguarda la sostenibilità, scusa Lorenzo, torno un attimo indietro sull'innovazione di prodotto, che per quanto riguarda l'innovazione di prodotto sulla sostenibilità, un punto molto importante è sul recupero, sulla rimanifattura, sul riuso, sul riciclo del prodotto, quindi in un'ottica di economia circolare e di life cycle assessment. Per quanto riguarda l'innovazione di processo, grazie Lorenzo. Innovazione di processo, ve la leggo, miglioramento nei processi produttivi tramite l'efficiente utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, in particolar modo la valorizzazione dei dati. Abbiamo utilizzato questo Data Driven Enterprises perché le decisioni delle aziende devono essere in qualche modo comparate, equivalate e posso, come posso dire,
avvalorate dall'utilizzo efficiente del dato. L'adozione e lo sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie proprio con questi decision support system che possono supportarci nelle decisioni utilizzando i dati come informazioni. Big data collection e management, ad esempio in questo caso abbiamo messo il digital twin di processo, sistemi di raccolta e analisi dei dati in ottica di cloud computing, sensorizzazione dei processi, integrazione, interconnessione e dialogo tra macchine, quindi innovazione di processo in modo che le macchine possano parlarsi tra di loro, quindi innovazione di manutenzione predittiva, sistemi gestionali, MES, ERP e software as a service piuttosto che schedulatori. Per quanto riguarda la produzione ad alto valore aggiunto, invece, le tecnologie additive sono comprese su questo sottopunto, la realtà aumentata, la produzione personalizzata ancora una volta l'orientamento ai zero defect, l'ottimizzazione dei processi in tempo reale, la gestione integrata di qualità, manutenzione e logistica, la robotica avanzata, per quanto riguarda poi tutte le tecnologie indossabili, chiamiamole così, quindi orologi, tablet, interconnessi, che possono supportare i nostri operatori nelle tecnologie. Cyber security e, come vedete, ancora una volta la sostenibilità. In questo caso si parla di re e de manufacturing dei processi, in modo che possa effettivamente, in un'ottica di life cycle assessment, possa essere considerato il riuso di alcuni prodotti. Per quanto riguarda l'innovazione invece delle tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione, metodi e soluzioni per le tecnologie, la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione aziendale, per il ripensamento dei processi di fornitura, attenzione, la collaborazione sia verticale, quindi di filiera, sia orizzontale tra aziende e l'implementazione di nuovi modelli di innovazione di tipo aperta. Cosa intendiamo con innovazione di tipo aperta? La vediamo nel punto 3. Prima mi focalizzo un attimo sui nuovi modelli di business. Per quanto riguarda i nuovi modelli di business, abbiamo fatto riferimento alla manifattura come servizio, quindi alla servitizzazione, alla condivisione dei business. Abbiamo voluto fare un focus sulla supply chain, quindi in maniera molto più verticale, abbiamo chiamato supply chain 4.0, quindi logistica integrata cliente fornitore, smart digital supply chain e digital twin della logistica. Per quanto riguarda l'open innovation, ecco, questo è un altro concetto molto nuovo, molto importante, che è stato rimarcato dal gruppo di lavoro. La volontà di indirizzare le aziende verso un'apertura che possa essere più ampia delle proprie mura aziendali e quindi strumenti e metodi organizzativi tendenti ad integrare competenze trasversali a settori, anche a settori merceologici e produttivi differenti, aprirsi per confrontarsi e diventare più forti sul territorio. Ancora una volta sostenibilità, in questo caso con un focus su interventi sulla CSR, sviluppo dell'economia circolare e tutta la gestione fabbrica e impresa. Abbiamo istituito anche la decarbonizzazione dell'attività industriale. Ultima ma non ultima, l'uomo al centro. Questa ve la leggo pari pari perché abbiamo ritenuto fondamentale non doverci concentrare esclusivamente sulle nuove assunzioni in nativi digitali, ma di focalizzarci anche sull'importanza delle risorse umane che abbiamo già all'interno dell'azienda. E quindi abbiamo ritenuto possa essere zoppicante un'azienda che implementa nuove tecnologie ma che non alza il livello, il reskilling, abbiamo chiamato così, delle competenze dell'uomo all'interno, che rimane comunque centrale per poter enfatizzare il concetto di fabbrica intelligente. Si ritiene necessario quindi lo sviluppo di competenze nuove o aggiuntive, sono quindi da tenersi in considerazione tutti i piani di formazione pratici e o teorici finalizzati ad accrescere le skill manageriali, digitali, soft e di sostenibilità ambientali indispensabili per consentire la proficua adozione ed implementazione delle tecnologie. Si intendono inoltre lo sviluppo di sistemi di collaborazione di interfaccia uomo-macchina, human-machine interface, lo sviluppo della sicurezza e dell'ergonomia nel lavoro digitalizzato, orientato all'interazione più efficace ed efficiente tra uomo e nuove tecnologie, anche in potenziale smart working. Non siamo troppo convinti di questa definizione smart working. Working avremmo dovuto chiamarla più remote working, ma ormai è diventato comune smart working, quindi capiamo cosa intendiamo dire. Abbiamo incluso inoltre lo sviluppo, l'introduzione e l'applicazione di metodi e strumenti per il digital and green reskilling del capitale umano. Questo è un passaggio molto importante, anche in considerazione del suo invecchiamento attivo della nostra forza lavoro nelle aziende che hanno fatto la storia delle nostre aziende, ci hanno affiancato per anni e che dobbiamo in qualche modo enfatizzare per poter far diventare effettivamente le macchine intelligenti, in fabbriche intelligenti della nostra regione.
Io avrei concluso, ovviamente rimango a disposizione per eventuali domande e passo il, come si dice, microfono virtuale alla direttrice Lidia. Grazie mille. Sì, grazie. Grazie Saverio. Vediamo veramente plasticamente come, innestandoci sulle traiettorie esistenti, diciamo, qui è stato fatto veramente un lavoro di aggiornamento e di apertura molto, molto importante. E poi sarà un grande lavoro quello del segretariato tecnico di area e di Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa, con i criteri di priorizzazione di cui parlava prima la dottoressa Segatti, andare un po' a definire quali saranno le future traiettorie. Però veramente grazie per i contenuti che avete lavorato, che mi sembrano tutti estremamente veramente interessanti e competitivi. Do adesso la parola a Pierpaolo Rovere, direttore Parco Agroalimentare FVG AgriFood e Bioeconomy Cluster Agency, per entrare nel stato dell'arte dei, diciamo, delle traiettorie di sviluppo di questo tavolo AgriFood e Bioeconomia, anche in questo caso un'area più ampia e diversa da quella che ci ha accompagnato fino a qui nell'attuale strategia di specializzazione intelligente. Prego Pierpaolo Rovere. Sì, buongiorno, mi sentite? Spero. Sì. Quindi chiederei che partisse la prima slide. Perfetto, ci siamo. Allora, innanzitutto il percorso che è stato fatto per quanto riguarda l'analisi delle traiettorie esistenti e il loro aggiornamento, come previsto, è partito nel nostro caso ancora prima dell'estate, perché vista appunto l'ampiezza del settore di riferimento, il numero degli operatori, è stato disegnato un percorso in accordo con le direzioni di riferimento e le direzioni competenti che, diciamo, nei limiti del possibile, vista la situazione che era in corso e con la quale, come tutti, ci siamo incrociati, permettesse la massima partecipazione. Tenendo presente che nel nostro caso, come anche è stato sottolineato dal dottor Maisto, diciamo così, la discussione in presenza e la discussione in remoto sono due cose che, diciamo così, non sono equivalenti, per cui alcuni dei passaggi abbiamo cercato di mantenerli comunque in presenza, tra cui il famoso diciamo gruppo unitario finale di discussione, mentre abbiamo portato in remoto le attività sui gruppi di preparazione preliminari per settore, che erano dei gruppi un po' più contenuti, che si sono svolti durante il periodo estivo. Qui avete quindi il percorso che è stato seguito. Abbiamo definito con la direzione di riferimento, cioè la direzione agroalimentare, un percorso condiviso con cui sviluppare questo percorso di analisi. Abbiamo organizzato dei gruppi di lavoro sulla base, diciamo così, delle aziende che erano disponibili come identificate sulle piattaforme che noi gestiamo informative, e abbiamo identificato e condiviso una metodologia di percorso di scoperta industriale. Abbiamo prodotto due elementi, che sono un video che andava a spiegare alle imprese quale fosse il ruolo della strategia di specializzazione intelligente nel loro quotidiano, cioè come quel percorso a cui noi li invitavamo a partecipare poi si ripercuoteva nelle loro attività quotidiane e nelle cose che loro conoscono. E abbiamo sviluppato un questionario, che in realtà poi sono diventati due, che ci permettesse di fare sia un'analisi dell'esistente, quindi se era ancora allineato, che raccogliere eventuali proposte di modifica. In questo modo abbiamo individuato 17 gruppi di lavoro preliminari, che sono, come dicevo, stati attivati tutti durante il periodo estivo. Si sono incontrati almeno due volte in remoto, alcuni sono incontrati anche tre volte. Poi sono stati organizzati anche altri tre gruppi di lavoro che hanno avuto il compito di esplorare le aree, diciamo così, perimetrali in sovrapposizione. Quindi è stato fatto un incontro per le imprese che si occupano di maricoltura, perché ci trovavamo, come dicevamo, a cavallo con cluster mare per tutto il discorso da Blue Growth. È stato fatto un incontro dedicato al settore, diciamo, boschivo per quanto riguarda la risorsa legno e la silvicoltura, che ovviamente si trova a cavallo con il cluster legno arredo, ex legno arredo casa, e altrettanto è stata fatta una serie di incontri, che sono peraltro ancora in corso, in collaborazione col CBN, per quanto riguarda alcuni aspetti relativi ad alcuni particolari settori, che sono quelli della nutraceutica, dove c'è una sovrapposizione fra
diciamo così, gli alimenti destinati a scopi speciali e ovviamente dall'altro lato gli alimenti che hanno una funzione di tipo curativo, mettiamolo in questi termini. Quindi sono stati organizzati questi gruppi di lavoro che hanno poi portato in maniera democratica, perché si sono scelti fra di loro, all'individuazione per ciascun gruppo di lavoro di un rappresentante o due rappresentanti a seconda della situazione, che sono stati invitati, come dicevamo, a questo gruppo di lavoro unificato finale, che ha avuto il compito di portare a sintesi tutto il materiale sviluppato dai gruppi, diciamo così, preliminari, dai gruppi di lavoro semplici. Questo percorso ha portato ad una riunione in presenza del gruppo di lavoro unificato, che è stata svolta qui presso la nostra sede. Eravamo già all'inizio dell'emergenza, per cui alcuni hanno preferito connettersi, però diciamo in linea di massima erano tutti presenti in presenza, dove si è andati proprio ad analizzare i contributi di ciascuno e a riportarli come modifica delle traiettorie già attivate nel 2016, che sono state giudicate generalmente, come poi dopo è emerso anche dal questionario prodotto da Area, abbastanza allineate rispetto all'attualità, diciamo così, del nostro settore. In realtà quello che è stato fatto è stata un'analisi semantica abbastanza approfondita. Possiamo passare tranquillamente alla diapositiva successiva, perché fondamentalmente nel tempo trascorso alcune delle definizioni ovviamente sono state modificate e quindi questo ci ha permesso di riallineare le traiettorie o le proposte di traiettorie, chiamiamole così, rispetto sia alle piattaforme nazionali sia alla piattaforma europea. L'altra cosa che è emersa, possiamo anche andare alla successiva, è fondamentalmente il fatto che, diciamo così, a questo percorso di analisi di EDP hanno partecipato anche componenti della quadrupla elica che non erano stati, diciamo, inclusi nell'analisi di riallineamento del 2016. Infatti, all'epoca l'analisi aveva privilegiato, l'avevamo condotta sempre noi, un aggiornamento rapido delle traiettorie alle esigenze delle imprese, ma non aveva preso in considerazione, sinceramente, gli elementi del quarto settore, né tantomeno un elemento estremamente importante per il nostro settore, che sono le associazioni ambientalistiche. Nella attuale revisione delle traiettorie, queste due componenti hanno apportato, secondo noi, dei contributi estremamente importanti, perché hanno permesso di aprire alcuni elementi della traiettoria che sembravano banali, ma che banali non erano, e hanno anche permesso di introdurre nelle traiettorie quegli elementi nuovi che le imprese, fra virgolette, continuavano forse a non focalizzare, ma che derivano o comunque sono correlati anche al problema del Covid-19. Quindi ci sono degli elementi estremamente interessanti che sono stati inclusi nelle declinazioni, ma che vedete comparire già nelle proposte di traiettoria, che sono riconducibili proprio a questo fattore. Raffrontando quanto da noi sviluppato e raccolto con i dati che sono giunti negli scorsi giorni del questionario di Area, la cosa interessante, possiamo passare tranquillamente alla diapositiva successiva, è che notiamo che alcune degli, questo è il percorso che vi ho citato prima, andiamo pure a quella dopo, alcuni degli elementi che sono emersi da questa consultazione sono chiaramente in linea con la revisione fatta, mentre altri possiamo categorizzarli con, diciamo, quella tipologia di interventi che chi è abituato a fare questo lavoro conosce molto bene, cioè ovvero sia la proposta del mio progetto di lavoro, del mio progetto di investimento, quindi ad una visione dell'impresa, ma non ad una visione, diciamo così, di traguardo futuro per il settore. Normalmente, se fossimo stati in presenza, quegli elementi sarebbero stati analizzati con il proponente, cercando di estrarre dalla sua personale visione una visione utile allo sviluppo della traiettoria. Cercheremo di farlo, ma insomma, questo nei limiti ovviamente del possibile, relativamente alla situazione che ci troviamo a vivere, dove andare a incontrare le persone non è poi così facile. Quindi, diciamo così, come esito finale, quello che noi abbiamo prodotto sono, diciamo così, degli aggiornamenti delle traiettorie esistenti che sembrano fondamentalmente abbastanza simili, ma vi posso assicurare hanno dei concetti completamente nuovi al loro interno, che sono ora in discussione con la direzione agroalimentare per una loro ulteriore limatura, proprio per permettere un allineamento anche rispetto
tutta la programmazione, diciamo, da parte della regione, perché come sappiamo queste traiettorie non vengono utilizzate soltanto dal Forfesr. E quindi, diciamo così, io posso anticiparvi, se andiamo alla penultima slide, alcuni elementi che sono emersi, e non vi porto le declinazioni, ma ne parleremo un attimo dopo. E come vedete, nelle tre traiettorie che rispecchiano più o meno quelle antecedenti, la cosa che si nota subito è l'introduzione ovviamente del concetto di bioeconomia, che era mancante nelle traiettorie precedenti, ma anche la declinazione della sostenibilità, che il gruppo di lavoro unificato ha voluto fortemente riportare in maniera chiara ed esplicita in tutte le traiettorie. Quindi per il settore agroalimentare, che ha una configurazione ben precisa, e ancor più per il settore bioeconomico, che comprende l'agroalimentare, andare a dire che i processi percorsi devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, è un elemento che, seppur presente, le nostre imprese normalmente non rivendicavano. Ma questo elemento diventa strategico pro futuro. E l'altro elemento che notate, specialmente la traiettoria numero 3, sviluppo di valore attraverso la costante integrazione di informazioni lungo tutta la catena bioeconomica allargata, che, come si può vedere poi anche nella 2, ci si è resi conto che lo sviluppo del valore nel nostro settore viene massimizzato soltanto quando le filiere o le catene del valore comprendono anche due elementi che normalmente venivano trascurati, ovvero la distribuzione, quindi torniamo al concetto della logistica citato prima, ed anche la commercializzazione, che nel settore agroalimentare sviluppano un grande valore, ma che normalmente e difficilmente viene riversato sul resto della catena del valore. Quindi questi sono gli elementi, secondo me, di principale novità. E anche, se volete, alcune del wording che è presente poi appunto nelle declinazioni che stiamo andando a risistemare, è estremamente importante, perché voi trovate ad esempio l'impronta chimica, l'impronta idrica come elementi di importanza, cose che normalmente non sono presenti, non erano presenti, ma che rispecchiano il problema dei cambiamenti climatici. Anche l'interazione fra innovazione e mondo dei professionisti, che erano presenti come elemento dei gruppi di lavoro, è un elemento che è emerso in maniera molto importante, come anche l'interazione con l'approccio leader, cioè con l'approccio locale, che per il settore agroalimentare è estremamente importante ed operante su oltre il 50% della superficie regionale. Altro elemento che secondo me è molto bello, che è emerso, è il concetto di smart communities, che sono le comunità che nella nostra definizione vanno ad inglobare i concetti di resilienza e sostenibilità, che diventano fondamentali come azioni di reazione a situazioni come quella pandemica, ma anche come quella del cambiamento climatico, che fino ad ora non erano state prese in considerazione in maniera seria dal nostro settore, ma che sono diventate estremamente critiche e tattiche in prospettiva futura. Ultima cosa che mi permetterei di segnalare è anche il concetto dell'end of waste, che per noi diventa estremamente importante, quindi una richiesta molto forte di revisione della normativa sui rifiuti, perché possano essere effettivamente considerate materie prime e seconde, ma non solo, abbiamo introdotto anche l'end of life, ovvero sia la possibilità di destinare a vita, intesa come vita di esseri umani, i prodotti prima che questi vadano a diventare waste. Questo è un elemento emerso in maniera molto forte proprio dalla presenza del quarto settore. E in ultimo, per concludere, la cosa molto importante che emerge, ma che poi è in linea con quanto sta facendo la nostra regione con il marchio che sono Friuli Venezia Giulia, è anche l'informazione del consumatore, che diventa un consumatore sempre più attivo e che con le proprie scelte può effettivamente, come dicevamo prima, creare e far fluire quel valore lungo le catene e permettere a quel valore di riversarsi sul territorio. Ecco, questi sono gli elementi che sono emersi nella nostra discussione, che, come dico, saranno poi sviluppati in declinazioni sottoposte alle tre traiettorie riviste che noi proporremo, e che comunque sono aperti per la discussione. L'integrazione del materiale dei questionari, come ho detto, la faremo nel modo che ho descritto, cercando di portare dentro quello che è un contributo, diciamo, di settore, e possibilmente cercando di individuare i proponenti di progetti specifici in modo da discuterne con loro. Se non ci sono altre cose, io mi fermerei qua. Grazie per Paolo Rovere.
Direi che hai sottolineato molto gli aspetti ulteriormente, diciamo, di dettaglio anche della procedura, anche all'interno dei gruppi di lavoro, che quindi hanno richiesto un'articolazione ulteriore. E arrivando a queste tre, diciamo, traiettorie che sono amplissime e molto interessanti, e io ricordo che attraverso la chat è sempre possibile anche magari formulare qualche richiesta. Abbiamo lasciato in coda poi un po' di tempo per questi quesiti, immagino che la tua presentazione li avrà stimolati. Do adesso la parola a Lucio Sabatini, CEO Maritime Technology Cluster FVG, per il settore Blue Growth, logistica e mobilità sostenibile, altro, diciamo, ambito tematico molto molto vasto che la regione ha individuato per proprio questo lavoro di aggiornamento. E mentre prepariamo, ecco, le slide, vi ricordo che effettivamente, come ci ricordava Pierpaolo Rovere, questa strategia di specializzazione sarà di impatto più ampio rispetto all'attuale programmazione, perché riguarda l'innovazione, la competitività, la digitalizzazione e lo sviluppo di competenze. Quindi alla S3 viene dato un mandato anche molto molto significativo. Prego, Lucio Sabatini. Buongiorno, grazie. E possiamo passare già alla successiva slide. Noi abbiamo sviluppato l'attività del gruppo di lavoro anche inserendola a valle di un'attività che era stata svolta durante l'estate dal cluster Mare FVG. E il gruppo di lavoro ha inteso poi dividere l'area di competenza in tre sottogruppi. Complessivamente sono state 4 riunioni del gruppo di lavoro, 2 dei sottogruppi specialistici, diciamoli così, e una consultazione pubblica di cui vi parlerò brevemente. E come ha anticipato la dottoressa Segati all'inizio, siamo abbastanza pronti per presentare il documento finale di proposta da parte del gruppo di lavoro. Slide successiva. Il tema analizzato, come già avevo detto nel precedente evento, era un tema molto, diciamo, una definizione molto ampia e anche molto variegata, visto che sostanzialmente nella definizione Blue Growth soprattutto c'è di tutto, dai ristoranti di pesce lungo le coste fino alla nutraceutica di origine marina, all'uso dei prodotti marini per l'agricoltura, per la zootecnia, cose del genere. Quindi abbiamo un po' tagliato i temi che erano di totale sovrapposizione sugli altri gruppi di lavoro e ci siamo concentrati sulla parte più, diciamo, più tecnologica, industriale. E lavorando comunque in questo ambito abbastanza ampio che va dal petrolchimico fino alle biciclette, ormai ai monopattini, poi abbiamo analizzato il tessuto territoriale del Friuli Venezia Giulia e ci siamo resi conto che in realtà molti di questi settori in realtà non hanno una consistenza significativa per quello che riguardano i temi della S3, ma si riducono a necessità di interventi degli enti locali di tipo o di investimento o di organizzazione, programmazione del territorio. Quindi, slide successiva, il gruppo di lavoro ha concluso con la volontà di proporre che l'area tematica, che la S3 contenga un'area tematica che non è quella delle tecnologie marittime, è più grande, ma comunque sia centrata sulla mobilità per le vie d'acqua e le connessioni che la mobilità per le vie d'acqua ha con il sistema territoriale, terrestre. E in questo ambito, slide successiva, abbiamo identificato la necessità di allineare le traiettorie che nel passato erano delle traiettorie
diciamo che poi hanno avuto anche, come la valutazione della S3 ha evidenziato, un approccio molto tecnologico e forse poco consono a quella che poi è la realtà della progettualità. Quindi abbiamo deciso di riconfigurare le traiettorie partendo dal basso, cioè partendo dagli spunti che venivano dal gruppo di lavoro e dal territorio, in tre pilastri che poi sono i tre pilastri anche del Recovery Plan dell'Unione Europea. Il pilastro che riguarda la sostenibilità, quindi la transizione green, che va, diciamo che è molto ampia per quello che riguarda il marittimo, la transizione digitale, e quindi l'evoluzione del modo di progettare le navi, di operarle, di gestire la filiera logistica delle merci e delle persone, e un terzo tema invece molto più legato allo sviluppo dell'integrazione territoriale sulle aree di competenza di eccellenza vera del territorio. Andiamo avanti. La traiettoria green a sua volta è stata, al di là di un titolo che forse è abbastanza ampio, nel dettaglio si va a proporre a regioni di fare una focalizzazione importante, perché in realtà nel green, per quello che riguarda il marittimo, ci sono tutta una serie di tematiche, per quello che riguarda il marittimo e il sistema connesso, ci sono tutta una serie di tematiche, pensate ai combustibili alternativi, per le quali è necessaria che ci sia uno sviluppo a livello almeno europeo, perché poi non può esistere un combustibile che esiste in regione Friuli Venezia Giulia e non esiste in Veneto o in Slovenia, per fare un esempio, e quindi hanno bisogno di una standardizzazione di livello molto più ampio di quello che può essere sviluppato a livello regionale, e non è un caso che proprio su questo tema si concentra Horizon Europe, anche con diciamo delle previsioni di stanziamenti che sono dell'ordine del miliardo di euro, e quindi di una significatività che a livello regionale non è possibile raggiungere. Per questo l'idea, la proposta, diciamo, è quella di focalizzare, e in questo caso devo dire queste proposte sono anche state validate dalla consultazione territoriale che abbiamo fatto, che ha ottenuto 80 risposte, 80 rispondenti, e mediamente un'approvazione delle proposte di traiettorie, di sottotraiettorie, chiamatele come volete, di linee di attuazione superiore al 70% per tutte, tranne due che sono intorno al 50%, quindi di focalizzarsi sull'efficienza energetica dei processi produttivi, perché i processi produttivi del mondo del trasporto legato ai porti, ma anche legato alla produzione dei mezzi di trasporto, è ancora lontana dall'essere raggiunta. Ci sono ancora molte tecnologie da rinnovare e potenzialmente sostituire, ma anche molti recuperi energetici possibili attualmente non attuati. Basti pensare al tema del recupero dei cascami termici, che è fondamentale. Il tema della nautica elettrica, che non è soltanto lo sviluppo di imbarcazioni elettriche, ma è lo sviluppo dell'inserimento della nautica elettrica in una soluzione di gestione del sistema elettrico regionale complessivo, nel quale la rete dei marina regionale e le imbarcazioni possono svolgere un ruolo fondamentale di hub per le energie rinnovabili, per la produzione e lo stoccaggio di energie rinnovabili. Infine, un tema che è molto legato alla gestione ambientale, ma è anche molto legato alla effettiva funzionalità
del turismo nautico e anche della portualità nautica che è legata alla gestione dei fondali marini, che è un tema non soltanto, cioè non è un tema di dragaggi, ma è di come evitare che siano necessari i dragaggi attraverso tecnologie innovative. Sull'area digitale, che abbiamo definito smart, di nuovo a livello europeo ci sono investimenti importanti che legano il sistema di trasporto complessivo, che di nuovo ha bisogno di soluzioni digitali che siano riconosciute ovunque i mezzi di trasporto si muovono e non possono essere soluzioni localistiche. E ci siamo concentrati su tre tematiche. Una tematica che è quella di riuscire anche su produzioni che vanno, che sono, diciamo, che non rimangono ferme in un posto, ma che sono produzioni che girano il mondo, riuscire a progettare avendo presente l'intero ciclo di vita. Di prodotti che hanno un ciclo di vita di diverse decine di anni e hanno un ambito di applicazione molto, molto, molto ampio e anche un ambito di vita molto vasto. L'altro tema è quello di riuscire a dotare il sistema regionale dei trasporti incentrato sui porti e gli interporti, che sia capace non solo di ottimizzare la gestione, quindi anche di limitare l'interferenza con gli altri processi diciamo di vita naturali, quindi della regione, ma anche integrandosi con il sistema ambientale, non solo marittimo, perché, come sapete, insomma, uno degli, diciamo, i porti della regione, ma anche gli interporti, sono poi inseriti spesso in un contesto urbano o comunque in un contesto territoriale che diciamo, deve essere salvaguardato e addirittura migliorato rispetto all'attuale situazione. E terzo tema, è un tema secondo noi molto importante, proprio perché la vocazione turistica nautica della regione, non solo marittima ma anche lacuale e anche diciamo degli specchi d'acqua interni, è molto importante, ma l'evoluzione non può essere un ulteriore consumo di suolo per creare degli immensi parcheggi di mezzi ciascuno di proprietà, ma come sta succedendo diciamo in altre zone del mondo, in particolare guardando verso Occidente, lo sharing è una soluzione che può essere competitiva per la regione, può essere una strada competitiva per diciamo, comparare il consumo di suolo con l'offerta turistica per diciamo, per i cittadini della regione e non solo. Il terzo tema, la terza traiettoria che proponiamo, nuova slide, è legata al tema della resilienza. L'abbiamo voluta chiamare con uno slogan che potrebbe diventare anche un marchio. I temi tecnologici sono fondamentali, cioè la regione, il sistema territoriale della regione ha due asset molto importanti. Uno che è un asset, diciamo, che riguarda i materiali, i sistemi sostenibili per realizzare i prodotti marittimi in questo caso, che diciamo è trasversale con quello del sistema casa, è diciamo parallelo a quello del sistema casa, se si può adoperare questo termine, e sul quale la regione può effettivamente diventare un centro di attrazione europeo su questa tematica, fondamentale per raggiungere anche la sostenibilità e quant'altro. L'altro tema è il tema più
legato al mondo dell'informatica e non solo, diciamo, dell'elettronica, dell'elettrotecnica, della meccatronica, sui temi della domotica e dell'automazione dei sistemi di bordo e del sistema nave. E di nuovo è un tema tecnologico, ma su cui la regione potrebbe effettivamente puntare in modo sostanziale per differenziarsi rispetto alle altre regioni marittime europee. E in tutto questo c'è un tema che è già emerso da altri colleghi, da altri gruppi di lavoro, e cioè la necessità di rafforzare il sistema territoriale ampliando la capacità di aggregazione, soprattutto delle piccole e medie imprese, perché poi sono il cuore pulsante di questo settore, e del rapporto delle piccole e medie imprese con il sistema scientifico, in modo di superare i gap che ancora esistono, la distanza che ancora esiste fra questi due sistemi, e riuscire effettivamente a far crescere delle filiere innovative che siano capaci di andare a vendere fuori della regione, quindi non essere legate ai sistemi territoriali. E per far questo diventa poi fondamentale anche supportare la parte di costruzione delle capacità, quindi la crescita delle conoscenze e delle persone, in modo di diventare veramente un centro di riferimento europeo su questa materia. E ultima slide, altrettanto importante, dal gruppo di lavoro e dal sistema territoriale, cioè dalle consultazioni territoriali, è emersa il suggerimento di proporre un nuovo approccio per i bandi regionali che non segmenti le fasi dell'innovazione in ricerca, capitalizzazione dei risultati, investimenti, eccetera, eccetera, perché, ma piuttosto permetta una concentrazione di applicazione, cioè di una proposizione della progettualità delle imprese in modo integrato, in modo che l'imprenditore o il gruppo di imprenditori riesca a presentare alla regione il proprio programma complessivo, quindi la propria trasformazione, visto che stiamo parlando di trasformazione, la propria trasformazione in un unico momento, anche se le singole fasi poi avverranno nel tempo, ovviamente, ma in modo di poter avere anche una risposta e una certezza dell'intervento regionale a supporto lungo tutta la durata del processo, con gli step di controllo necessari, eccetera, eccetera. Questo crediamo che sia molto, molto importante, e addirittura per alcuni progetti strategici, alcune trasformazioni strategiche, come quelle che riguardano la nautica elettrica o l'integrazione gestionale del sistema portuale, interportuale e quant'altro, si potrebbe addirittura utilizzare lo schema del progetto, dei progetti negoziali, cioè la regione che, diciamo, diventa un interlocutore e negozia con il sistema territoriale la realizzazione di queste trasformazioni che non sono puntuali per una singola impresa, ma sono trasversali per l'intero sistema. E con questo, diciamo, chiudo il panorama sull'attuale stato di evoluzione della proposta del nostro gruppo di lavoro, che diciamo, salvo ulteriori spunti che emergano dal territorio, diciamo, è più o meno conclusa. Sottolineo che gli spunti che sono stati raccolti, le 21 proposte che sono state raccolte dalla nostra consultazione territoriale, e le 5 o 6 o 8, adesso non ricordo, della consultazione territoriale sviluppata dalla regione, abbiamo verificato negli ultimi giorni, la settimana scorsa, che sono perfettamente congruenti con la proposta organizzata, cioè emersa dal gruppo di lavoro. Con questo ho concluso.
Grazie, grazie davvero Lucio Sabatini, perché vedo un'interpretazione, restando in tema di smart specialization, davvero brillante di quello che può essere appunto la sistematizzazione concettuale delle cose che emergono su un tavolo così complesso e così vasto. Quindi avete, penso, veramente trovato una chiave di interpretazione interessante, anche collegandovi ai temi del Recovery Fund. E questo credo che renda anche il vostro lavoro molto fruibile e con quell'ottica che abbiamo di rendere il percorso della S3 più comprensibile e condiviso anche all'esterno del nostro mondo, diciamo, più specialistico. Interessantissimi anche i temi di competitività per l'attrazione, per diventare poli di livello europeo, che a noi interessano come agenzia anche per l'attrazione di investimenti, e anche quest'ultima proposta penso che possa essere di interesse anche degli altri gruppi di lavoro. Andiamo quindi adesso all'ultimo gruppo di lavoro della mattina, davvero last but not least, perché è veramente una tematica che è tornata fortemente al centro dell'attenzione, chiaramente in questa fase, ma che è sempre stata molto presidiata e molto seguita dalla regione nelle attuali e nelle precedenti programmazioni. Quindi do la parola a Laura Cerni, come cluster manager del cluster Smart Health del CBM, e so che ha una presentazione densissima di dati, perché appunto ogni gruppo di lavoro, come vedete, ha potuto interpretare come muoversi e come elaborare le proprie proposte anche in relazione alla sua composizione, che è tanto varia. Prego la parola a Laura Cerni. Sì, grazie. Grazie Lidia, grazie mille, e ringrazio ovviamente l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa e poi le strutture coordinatrici con la dottoressa Segato e la dottoressa Giada Gamba, veramente, che ci accompagnano in tutto questo processo. Effettivamente le mie slide saranno molto diverse dai miei colleghi. Ho cercato di raccogliere effettivamente nel dettaglio quello che è successo in questi tre mesi. Però voglio fare un ringraziamento particolare a Massimiliano Magnic della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Abilità. Con lui stiamo facendo un lavoro, lo dico prima di iniziare il discorso, proprio in sinergia, perché è un rapporto importantissimo quello con la Direzione Salute. Ci stiamo confrontando per veramente delineare tutte quelle strategie potenziali in base a quello che sta emergendo con tutti i gruppi di lavoro. Ricordo aziende, enti di ricerca. Da noi, per garantire la quadrupla elica, abbiamo tutte le aziende sanitarie della regione, Friuli Centrale, Friuli Orientale e la Giuliano Esontina, e poi abbiamo tutto il terzo settore. Ecco, questo era molto importante per me introdurre questo aspetto. Stiamo dialogando con tutti, stiamo raccogliendo soprattutto istanze, indicazioni su come potenziare il processo innovativo, che è difficile, perché è difficile trasferire, poi c'è una difficoltà della trasferibilità e della sostenibilità dell'innovazione sul comparto. Quindi veramente siamo entrati nei minimi dettagli con tutti gli stakeholder, e di questo ringrazio tantissimo tutti. Stiamo cercando di portare un documento che accompagni le traiettorie di strategia, e per cercare proprio di migliorare questo aspetto, proprio di trasferire l'innovazione all'utente finale. Grazie Lorenzo, se passi alla successiva slide, così entro un po' nei dettagli. Questi sono i famosi 4 mesi di intensa attività, veramente fitta fitta, ogni settimana da uno fino a 2 incontri. Settembre dedicato alla parte più informativa, iniziando anche dei sottogruppi tematici sulla nutraceutica, ad esempio, e la veterinaria, torneremo dopo, che è molto importante. Abbiamo poi a ottobre messo a disposizione degli strumenti come 2 questionari per le aziende e per gli organismi di ricerca, finalizzati però non tanto a chiedere l'opinione su nuove traiettorie, questo anche sì, l'abbiamo chiesto, ma l'obiettivo era in realtà quello di andare a individuare le loro capacità di sfruttare i finanziamenti pubblici per fare innovazione, e lì è su quello lavorare, e lavorare molto in termini di filiera, che riteniamo un approccio più concreto, con un risultato più impattante sul territorio. Quindi vi mostrerò qualche dato più di questo genere, non
non siamo entrati tanto nel merito col questionario sulle traiettorie. Novembre è stato tutto il mese dedicato all'elaborazione di quello che abbiamo raccolto. Abbiamo attivato dei sottogruppi specifici, dei focus group, direi, sulle traiettorie precedenti, proprio per andare a rianalizzarle nel dettaglio, rivedere alcune particolarità o comunque alcuni aspetti, alcune tematiche da revisionare, da innovare. Tutto il mese di dicembre ovviamente completeremo questo processo e noi ci prenderemo e ringraziamo dei 15 giorni di gennaio, perché sicuramente saranno necessari per rifinire poi e sintetizzare, fare un po' un'analisi più mirata, magari focalizzare poi delle tematiche più strategiche ed andare poi a investire su progetti che possono essere più impattanti ed essere più promettenti a livello regionale. Sempre tenendo presente, ve lo dico subito, quelli che sono poi il Piano Nazionale Ricerca e Horizon Europe, che più o meno i miei colleghi hanno già accennato, ecco, attenzione, noi ne stiamo prendendo ovviamente così atto. Questo è un po', sono un po' di numeri, come vi dicevo prima non vi do l'indicazione delle traiettorie, ma questo è uno spaccato, 54 imprese del biotech, per aggiornarvi un po' su di chi stiamo parlando. Sono imprese che crescono dal grafico della variazione del valore della produzione, abbiamo avuto un incremento veramente significativo, rappresentano questo un terzo del comparto, e le tabelle che vedete centrali volevano proprio riassumere la capacità di fare innovazione su progetti che hanno ricevuto, ci cioè sono stati finanziati negli ultimi 5 anni con un valore addirittura di 24 milioni di euro. Sicuramente le aziende nostre devono innovare per forza, perché è un settore che se non si fa innovazione non si cresce, ma come potete vedere è uno spaccato di grande potenzialità, tutte dichiarano di crescere nei prossimi anni, e anche il valore degli addetti, come potete vedere, 2.000 su 54, insomma siamo in ordine dei 6.000 addetti. Un piccolo inciso, abbiamo 5 grandi imprese, ed è su queste che un po' abbiamo voluto ragionare, in senso anche assieme alla regione, alla dottoressa Chettisegatti, ragioniamo in filiere, vediamo chi è forte e può sostenere il processo di innovazione. E quindi io nomino le due grandi aziende, che abbiamo la Lima Corporate sulla protesica e la Biopharma Group sulla nutraceutica, come secondo noi forse i leader in questo momento. Poi abbiamo GP, che non ha la sede in regione, ma comunque opera con una ventina di addetti in regione, e poi altre due aziende che hanno partecipato al questionario, ve le nomino perché sono importanti, la Dr. Scher anch'essa nella nutraceutica, e la di Pharma Francis, ve la cito perché è un'azienda che a questo punto è interessata ad entrare nel nostro cluster e produce principi attivi nella farmaceutica, ed è ha un sito che lavora in GMP, e questo per noi è molto importante. La prossima slide, grazie Lorenzo, scusami. Così passiamo ai questionari dei gruppi di ricerca. Questo anche è un approccio di capire quali sono le capacità e quali sono i risultati dei progetti in cui i nostri gruppi di ricerca sviluppano le proprie innovazioni. E questo è molto interessante. Io volevo solo porre l'attenzione sulla torta che sta a destra. Metà di tutti i progetti sono da un TRL 5 in poi, quindi questo veramente ci fa capire come la metà dei progetti è pronta ad essere trasferita o comunque dialogare con le imprese. Abbiamo un totale di 45 più 16 progetti. Vi ho messo in una tabella a parte il gruppo interdisciplinare dell'Active Aging di Udine, perché lì hanno raggruppato tutti i dipartimenti, compreso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, perché hanno voluto in effetti aggregare questa multidisciplinarità all'interno del nostro settore. La prossima, grazie. Ok, questa è semplicemente per ricordarvi le 4 traiettorie della precedente programmazione e darvi
quello che avevamo sentito da Daria Science Park è un po' così, giusto uno spunto di quali sono stati i risultati delle 41 risposte al questionario della regione. Le quattro traiettorie avevano appunto questi quattro titoli: biomedicale, diagnostica in vivo in vitro, l'informatica medica, la bioinformatica, terapia innovativa e ambient assisting living. La maggior parte dei chi ha risposto al questionario dà per insomma, sono d'accordo, addirittura completamente d'accordo, forse un po' di più. Io ho letto tra l'altro le 26 proposte di nuove traiettorie proprio ieri sera. Sono abbastanza in linea, direi quasi tutte in linea con quanto stiamo discutendo, ed è forse sulla parte di informatica medica e ambient assisting living le modifiche più sostanziali, ma siamo assolutamente in linea con quanto discusso. Ripeto, tutte le discussioni sono in linea con quello che vediamo, insomma, riportato nel Piano Nazionale Ricerca, che ricordo è ancora in bozza, e quelle che sono poi le visioni del Horizon Europe, soprattutto per quanto riguarda il settore salute. Queste sono delle tematiche fondamentali che riporto, che sono emerse in tutti quasi gli incontri. Siamo partiti subito dritti a dire che il settore fa fatica a trasferire l'innovazione all'utente finale, quindi a livello anche ospedaliero, cioè che questa trasferibilità non è così evidente. Vorremmo essere in linea su una strategia regionale di ricerca e innovazione in ambito sanitario, e ovviamente è così violenta quella che è la trasformazione digitale in sanità. Di questo se ne parla ovunque, in tutta Europa, direi, vista anche la crisi pandemica, probabilmente anche in tutto il mondo. Noi ovviamente in regione dobbiamo affrontarla con tutte le strumentazioni e tutte le capacità che ci sono. Abbiamo delle enormi potenzialità. Il cittadino, più che paziente, vogliamo anche parlare più di cittadino e centrale, come ricordava anche il dottor Maisto, siamo noi al centro con nuovi modelli di prevenzione, cure e assistenza, questo è importantissimo. Si sta ragionando su un modello di innovazione, o meglio un'innovazione di modello, parlando di Health Population Management. Questo è un termine che vorremmo trattare per innovare, revisionare una traiettoria, maggiore integrazione sociosanitaria, un rapporto con le aziende sanitarie, soprattutto più complice, un rapporto complice per arrivare a innovazione. Quindi ci siano delle procedure standard, formali e normate che permettano un rapporto tra l'impresa e l'azienda sanitaria per collaborare e fare le validazioni all'interno degli ospedali e anche l'approvvigionamento dei sieri e dei campioni biologici, ne parlerò un attimo dopo. Tutta la parte destra che potete vedere, scusate, mi sono dimenticata che un altro aspetto molto importante è la coprogettazione tra imprese e soprattutto terzo settore. Questo è un altro elemento fondamentale che cercheremo di far emergere sia nelle traiettorie che anche in questo documento di supporto e di accompagnamento che vorremmo presentare alla regione. Tutta la parte destra sono parole chiave che tutti voi conoscete: fragilità, cronicità. Dobbiamo lavorare sulla domiciliarità, vista l'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto con la pandemia. Telesalute, tutte le tecnologie esistono, l'importante, ed emersa la criticità, è che ci sia un sistema organizzato, integrato, che consenta l'uso delle tecnologie per la teleassistenza e il telemonitoraggio. Laddove non c'è una struttura organizzata con personale qualificato, dove il sistema digitale, il sistema della trasmissione dei dati funziona in parte, diventa molto complicato. Medicina di territorio, fascicolo sanitario elettronico, se ne parlava proprio anche l'altra settimana in gruppo di lavoro. La Commissione europea con la commissaria alla salute ha dichiarato che entro il 2025 tutti noi cittadini europei avremo il nostro fascicolo sanitario elettronico con tutti i nostri dati all'interno, ovviamente con delle garanzie sulla nostra privacy, e potremmo essere assistiti all'interno di ogni paese europeo. Tutte le altre parole chiave, intelligenza artificiale, big data, prevenzione, questo è ovviamente fondamentale, su questo ovviamente si lavorerà molto. Si parlerà della famosa 5P, della medicina di precisione, personalizzata, preventiva
e partecipativa, ovviamente, sempre nel concetto del paziente al centro. Digital Twin è già stato nominato anche dal dottor Sabadini, ho visto, per quanto riguarda anche la parte delle tecnologie marittime, questo è importante, il gemello digitale, un po' su tutte le strumentazioni del medical device. Anche da noi si è parlato di bioeconomia, economia circolare, laddove ci sono alcune aziende della farmaceutica che hanno dichiarato di voler potenziare questo tipo di approccio, ovvero identificare dei processi di riciclo di scarti o viceversa, addirittura i loro scarti, cercare di farli in qualche modo recuperare. Si è parlato molto di filiera ovviamente strategica, dal proof of concept alla commercializzazione, ma sono due concetti estremi alla filiera che molti stakeholder richiedono, per il quale richiedono il finanziamento, poi ne torniamo un secondo. Quindi tutto in un'ottica di One Health, questa parolina magica la troviamo dappertutto, umana, animale e ambientale, il tutto deve essere ovviamente, come dire, intersecato inevitabilmente, quindi in un'ottica di One Health cercheremo di come dire, entrare nel merito delle traiettorie. Infatti con la prossima slide, grazie Lorenzo. Ok, scusatemi, è scritto in piccolo, ho cercato di fare meno slide possibili, però insomma questi sono i contenuti. Entriamo nel vivo dei contenuti di quanto discusso da un punto di vista più tecnologico che organizzativo, ma tutto quello che si è detto anche precedentemente con i miei colleghi, tutto questo che vedete qui deve assolutamente poi essere applicato in un contesto di un'organizzazione, un'innovazione di processo, di modello, un'innovazione organizzativa tutto tondo, altrimenti tutte queste tecnologie, se non trovano un contesto dove essere applicate, non riescono poi ad arrivare all'utente finale. Allora, abbiamo ragionato in filiera. Effettivamente ragionando in filiera voleva dire vediamo se le nostre imprese sono in grado di essere all'interno di questa filiera produttiva di ricerca e innovazione produttiva e garantirci un risultato effettivo finale e di arrivare quindi a sviluppare un prodotto o comunque di poi avere un'impresa privata o dei finanziamenti privati che consentano di arrivare poi a sviluppare e concludere il processo del prodotto o del servizio o di un'innovazione di processo. Allora, abbiamo ripreso i titoli delle traiettorie vecchie, delle precedenti programmazioni, quindi tutta la parte del dispositivo medico. Parliamo del biomedicale, diagnostica in vivo, in vitro, sono tutti dispositivi medici. Qui trovate delle parole chiave, parliamo di ovviamente tecnologie collegate all'IoT, o meglio all'Internet of Medical Things, parliamo di digital twin, parliamo di diagnostica per immagini, tutto quello che vedete sono comunque, hanno dietro dei comparti imprenditoriali e soprattutto dei gruppi di ricerca molto competenti da un lato, ma soprattutto competitivi. Il tutto ovviamente collegato all'industria 4.0, ne abbiamo parlato anche con gli altri colleghi, intelligenza artificiale, realtà aumentata e virtuale, robotica, big data, il dato ovviamente è fondamentale in tutta questa revisione. Diagnostica in vitro, abbiamo riportato alcune parole chiave di quanto emerso dalle aziende soprattutto, quindi io vi riporto effettivamente delle tematiche oggettive e richieste. Quello che vedete lì, test rapidi, point of care, gestione dell'urgenza, questo emerge dalla crisi, dall'emergenza pandemica, dove è necessario avere dei test ovviamente innovativi, rapidi, sia a livello ospedaliero, ma soprattutto per la sorveglianza comunitaria, quindi a livello territoriale, questo lo stiamo vivendo quotidianamente. Ci sono aziende importantissime che sviluppano e fanno innovazione, come Halifax, quindi faccio nomi e cognomi, che sono riuscite proprio col profile precedente a comunque essere particolarmente vincenti e assumendo fin 10 persone. Insomma, abbiamo degli esempi veramente virtuosi e su quello dovremmo puntare. Poi abbiamo delle tematiche come il cancer e rare diseases. Il cancer, ve lo ricordo, tra le 5 mission di European Europe c'è il cancer. Quindi la Commissione Europea investirà molto su questo
tema. Noi abbiamo ovviamente il Crodi Aviano, abbiamo un'eccellenza nel settore dell'oncologia, quindi questo tipo di settore sicuramente sarà vincente. Abbiamo delle tecnologie, o meglio delle infrastrutture già presenti in regione, che le nominiamo qui, che possono supportare un processo di innovazione per quanto riguarda poi la diagnostica di precisione o comunque la diagnostica per il paziente. Proximity Extension Assay è una tecnologia di biologia molecolare con cui si può diagnosticare contemporaneamente moltissimi biomarcatori, e abbiamo appunto tecnologie omiche come la piattaforma di genomica e di epigenomica in area Science Park, abbiamo microscopie avanzate e spettrometrie di massa presenti presso le aziende sanitarie, il tutto integrato con ovviamente quello che dicevamo prima, i big data, l'intelligenza artificiale. Vorremmo proporre alla regione un ragionamento su una biobanca proprio per garantire quello che si diceva prima, la criticità, una criticità evidente, molto forte da parte delle imprese, e che devono avere assolutamente un approvvigionamento dei campioni biologici garantita, costante, altrimenti se si blocca questo, si blocca veramente tutto il flusso dell'innovazione, cioè l'azienda si ferma a fare sperimentazione e a sviluppare poi il prodotto. Sulla terapia innovativa, parole chiave fondamentali, l'Advanced Therapy Medical Products. Siamo competitivi in questo, negli ospedali possiamo fare terapie cellulari, abbiamo le tecnologie, abbiamo un'azienda come Vabios che ha un bioreattore che può abbattere i costi di una terapia cellulare con altre tecnologie, poter essere quindi competitivi, permettere agli ospedali di sviluppare processi di terapia cellulare e protocolli che possono eventualmente anche essere trasferiti ad altri ospedali, e quindi avere in qualche modo un ritorno anche economico di questo tipo di processo. Questa è una strategia, una filiera molto interessante. Abbiamo chi produce... Ai limiti con il tempo, Laura. Adesso immagino. Allora, niente, io per essere più sintetica... Anche i materiali comunque li renderemo disponibili, sì, a tutti. Grazie, però, grazie Lidia. Dando un po' di spazio poi anche per le domande, volevo se potevi un po' andare... Allora, quello che volevo entrare un po' nel merito era filiera nutraceutica. Questa è una, sarebbe la novità, sarebbe da veramente riflettere molto. Noi proporremo la traiettoria a parte, siamo comunque... d'accordo anche con AgriFood, perché essendoci il comparto imprenditoriale presente, stiamo sviluppando un position paper, pertanto su questo faremo dei ragionamenti costruttivi. L'ultima slide, e qui ho finito, domani abbiamo gli ultimi incontri su queste due filiere, quella del Population Health Manager, lasciatemi dire che potrebbe essere qui una strategia regionale, essere anche in questo caso una regione, un territorio dove potremmo essere competitivi se investiamo su un processo di innovazione, sulla domiciliarità, sull'innovazione di modello, telesalute, poi ho già detto tutte le varie parole magiche, parole chiave, anche sulla filiera ovviamente di informatica medica. Ultime richieste un po' che sono emerse sono su dei ranking premiali per chi ovviamente fa collaborazioni con le start-up o che ha delle performance progettuali vincenti. Validazioni cliniche, questo ve l'ho già detto, e invece un po' un'attenzione sulla certificazione del prodotto e dell'azienda, se si riesce a finanziare anche questo processo, la commercializzazione, e poi per tutti i medical device riuscire un po' a finanziare quello che sarà il processo del nuovo regolamento dei dispositivi medici che saranno in cui bisognerà investire moltissimo con ingenti costi. Infine richiedono dei bandi per i progetti proof of concept. Quindi questa è un po' tutta la sintesi di tutto quello che è emerso. Mi dispiace se ho sforato, scusatemi, ma ero così entusiasta a darvi tutte queste indicazioni. Di poco. Siamo abbastanza dentro ai tempi. È molto interessante quest'ultimo spunto sugli accordi per la possibilità della validazione dei campioni. Mi pare che riemerga in diversi gruppi che non c'è solo un tema contributivo, ma anche c'è un tema, diciamo, regolatorio, procedurale, che sicuramente è un punto di vista che,
che può essere sviluppato, che non necessariamente dobbiamo ragionare solo sul versante contributi. E io quindi aprirei un po' la possibilità a chi è presente di eventualmente portare qualche domanda attraverso la chat, che possiamo qui discutere con i quattro gruppi di lavoro prendendoci ancora qualche minuto. Nel frattempo vi ricordo che questo pomeriggio abbiamo la seconda sessione con gli altri gruppi di lavoro e sarà presente la collega, la dottoressa Magda Uliana, in rappresentanza dell'altra direzione centrale coordinatrice della strategia di specializzazione intelligente. Se nessuno si fa avanti, faccio io una piccola domanda, diciamo, ai nostri coordinatori, un po' anche sentendomi confortata dal fatto che vedo che i gruppi di lavoro sono riusciti veramente a sviluppare tanta progettualità e sono molto contenta della positività di avere queste strutture, avere i cluster che possono seguire in maniera competente e partecipata questo processo. Voglio chiedervi, di tutto quello di cui avete discusso, qual è un tema che è particolarmente vi ha colpito ed è nuovo? Perché molte cose vanno nel solco di quello che abbiamo discusso e utilizzato anche nella vecchia programmazione. Saverio, che cos'è che vorresti proprio sottolineare, che ci ricordiamo che questo è un contributo nuovo che portiamo nella nuova... Mi piacerebbe sottolineare tre aspetti che sono veramente diciamo, al centro delle novità rispetto alle traiettorie che abbiamo già aggiornato qualche anno fa e che prima il dottor Morea presentava con le performance sui progetti e sull'apprezzamento dei vari questionari. Innanzitutto il passaggio da raccolta dati a utilizzo dati, che diventa assolutamente fondamentale e centrale. Purtroppo molte aziende del territorio hanno confuso iperammortamento con Industria 4.0 e Industria 4.0 con iperammortamento. Non è più solo sufficiente avere macchine interconnesse, è fondamentale utilizzare i dati in maniera intelligente, quindi fare anche un passaggio da big data a smart data. L'altro dei due concetti che riteniamo assolutamente fondamentali è il concetto di sostenibilità. C'è un Green Deal molto importante a livello europeo e molto, sempre più spesso emerge questo aspetto, che forse per certi aspetti abbiamo un po' trascurato, passatemi il termine, e che torna assolutamente centrale dall'economia circolare ai concetti di sostenibilità più ampi invece. Ma un'economia circolare che non è solamente recupero di scarti di lavorazione, questa è la vera sfida. E poi, come dicevo prima, l'uomo al centro. L'uomo al centro è emerso in maniera forte, continuiamo a parlare di fabbriche interconnesse, di fabbriche intelligenti, di Industria 4.0, di macchine che dialogano da soli, di robot sempre più collaborativi, sempre più capaci di utilizzare l'intelligenza artificiale. La decisione la prenderà sempre l'uomo e l'uomo resterà sempre al centro delle nostre aziende. Quindi, Lidia, perdonami, me ne hai chiesto uno e te ne ho detti tre, ma spero che tu abbia capito perché ho fatto questo tipo di ragionamento. Grazie Saverio. Pierpaolo Rovere, in una parola, qual è la cosa più nuova su un tavolo che comunque ha un ambito più nuovo? Su che cosa attirare la nostra attenzione? Un concetto che sta passando in maniera fortissima nel nostro settore è che la resilienza passa attraverso la deglobalizzazione, cioè il concetto che queste filiere fossero internazionali, interregionali, transnazionali. Nel settore agroalimentare con la pandemia è stato, diciamo così, immediatamente spazzato via, perché si è visto la fragilità e il concetto di food security, che non vuol dire che il prodotto alimentare è sicuro dal punto di vista sanitario, ma che il prodotto alimentare è disponibile, è un elemento che, dato per scontato fino a un anno fa, non lo è più così tanto, per cui tutte le aziende si stanno riorganizzando, accorciando in maniera fortissima le catene del valore. Per cui andremo incontro nel settore agroalimentare a dei concetti che forse non rispecchiano l'autarchia, no, di altri anni, ma sicuramente rispecchiano l'esigenza per le imprese di mettere a punto sistemi di, diciamo, di reperimento delle materie prime e anche di distribuzione dei prodotti finiti, non solo più sostenibili ambientalmente, ma più logici e più funzionali. E questo si scontra con l'attuale organizzazione del sistema distributivo italiano, che non è stato riformato come negli altri paesi europei e che quindi nei prossimi anni dovrà scontare questo passaggio
che ormai le imprese vedono come indispensabile. Questa è una cosa molto, molto importante, perché noi abbiamo sempre ragionato in globalizzazione e adesso ci dobbiamo reinventare o riorganizzare i sistemi forse più locali. L'Europa l'aveva previsto, noi non ci avevamo creduto, adesso ci abbiamo sbattuto il naso. Grazie, grazie. Questa è veramente una suggestione che ci consente di leggere anche un po' tutto il lavoro del vostro tavolo. Scusi. Lucio Sabatini, che ci ha veramente riscombinato un po' tutto quello che era un tavolo amplissimo con tre parole d'ordine. Qual è l'elemento più fidante, più nuovo che non ti aspettavi? Se dovesse dare uno slogan, direi che e anche forse l'emergenza che stiamo vivendo ci ha aiutato molto in questo, lo slogan è: nessuno si salva da solo. E questo qui è fondamentale, cioè la comprensione che la filiera di produzione e la filiera della conoscenza sono un'unica filiera, non sono due filiere, e che ciascun attore deve ragionare in ottica di filiera e non in ottica di beneficio personale, chiamiamolo così. E i temi che sono emersi come temi su cui si può investire a livello regionale, anzi si deve investire a livello regionale, sono tutti temi che mettono insieme la filiera. Mettono insieme la filiera e di conseguenza poi insomma serve anche servirà sicuramente chi poi sostiene questo processo di aggregazione, ovviamente, no? Che è una delle sottotraiettorie messe nello slogan CMADE FVG. In FVG, perché l'approccio di filiera è l'unico approccio che permette a un sistema territoriale piccolo e con grande capacità, ma anche con grandi debolezze dovute alla frammentarietà, di cambiare, di voltare pagina, di non sparire. Quindi direi, ripeto lo slogan, nessuno si salva da solo. Tra l'altro vedo che in questa tornata, diciamo, di aggiornamento, ancora di più rispetto al precedente aggiornamento, avete anche potuto lavorare in maniera integrata fra i vari gruppi di lavoro per i punti di contatto, ma io penso anche per confrontarvi sulla metodologia e su come affrontare il percorso, no? E quindi chiedo anche a Laura Cerni, che abbiamo appena finito di ascoltare nei dettagli di questo tavolo molto, molto ampio, nelle prossime settimane in cui andate a concludere e in qualche modo a riportare a semplificare, fra virgolette, quello che avete fino adesso raccolto è molto ampio. Qual è proprio l'elemento che ti è sembrato nuovo, tu che hai seguito anche tutti i precedenti passaggi, il precedente aggiornamento, l'inizio della S3, lo Smart Health? Ma allora, ci sono moltissimi aspetti. Diciamo, qualcuno non è poi particolarmente nuovo, secondo me quello che è emerso in tutti i gruppi è proprio quello che dobbiamo fare un passo avanti rispetto ai precedenti programmi, un passo avanti proprio in collaborazione con l'assessorato salute, e una maggiore complicità, questo lo conoscevamo, lo sapevamo, complicità degli attori, soprattutto la parte più sanitaria, con le imprese che assieme agli enti di ricerca stanno facendo un lavoro straordinario di messa a terra dell'innovazione, ma poi se non trovano veramente il contesto dove portare l'innovazione comincia a essere difficile. Quindi questo forse è l'aspetto che sta emergendo sempre. E effettivamente tutti gli stakeholder sono veramente sempre più interessati a portargli un documento, a parte la revisione delle traiettorie, in cui evidenziare certi aspetti. E questo quindi lo sottolineo, quindi dei sistemi di supporto avanzati all'interno delle strutture sanitarie che ovviamente supportino invece quelli che sono i sistemi diciamo principali, no? Quindi tutto il supporto dell'informatica, quindi la parte digitale, si vede con la pandemia, poi tutta la parte, come si diceva, delle validazioni fatte all'interno delle strutture sanitarie. Cioè, quello che mi viene a dire da me è che gli imprenditori sono pronti, con gli enti di ricerca fanno innovazione e le strutture sanitarie si devono aprire maggiormente
E vedo anche adesso il dottor Felice, lo vedo, beh, insomma, del terzo settore, anche lì è una novità per noi dialogare con loro, dialogare col terzo settore, però facciamo filiera, si fa filiera a tutto tondo, c'è un'enorme interazione, sinergia, e le tematiche sono le stesse alla fine, cioè a prescindere dalle tecnologie, che io mi scuso se vi ho tediato con le tecnologie tout court, ma quelle, bene o male, si sviluppano e crescono. Però se non troviamo substrato su cui poi andare a impattare, si fa fatica. Ecco, quindi questo. Poi un'ultima cosa, perché se c'è il professor Scarpa, ci tengo molto, il concetto di fragilità nuova. C'è un concetto di nuova fragilità dopo la pandemia, il paziente, il soggetto, non è più un soggetto anziano con comorbidità, ma è il soggetto fragile può essere anche un soggetto giovane, che in un contesto come una pandemia si ritrova a dover affrontare veramente una gestione della propria fragilità in maniera un po' più importante. Quindi anche sulla fragilità dovremmo lavorare molto, un concetto più generale, no? Ecco, questi sono un po' degli spunti che vi do. Grazie. Però di non aver dimenticato niente di importante che qualcuno poi mi... No, beh, diciamo che il vostro tavolo ha una grossa, sempre di più, una grossa responsabilità di mettere a terra queste innovazioni, e quindi sicuramente per forza sono vasto. Però lasciami dire un'ultima cosa, che credo che su tutta la parte della digitalizzazione, digital twin, ricordo, perché ne abbiamo discusso tanto, che la Comunità Europea sta investendo 8 miliardi di euro con l'inizio del prossimo anno, e quindi anche lì dovremmo essere competitivi e la regione dovrà in qualche modo prenderne atto. Questo è un ultimo aspetto che volevo dire. Grazie. Allora, visto che non ci sono domande, ma vedo che i nostri ospiti un po' alla volta si stanno disconnettendo, perché poi ci aspetta anche la sessione pomeridiana. Io colgo l'occasione per ringraziare veramente il segretariato della S3, in particolare Giada Gambo, Umberto Pidutti e Annalisa Viezzoli, e le colleghe del PORFESE e PORFSE che hanno affiancato l'organizzazione, Stefania Romano in particolare, Alessia Boret e Elisabeth Antonaglia, e ringraziare ovviamente anche Michela Masoc di Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa, che si sta impegnando molto su questo lavoro. E do la parola, così, per un ultimo commento di chiusura, a Cathy Segatti, visto che appunto abbiamo presente una delle direzioni coordinatrici della strategia di specializzazione intelligente. Cathy, se vuoi lasciarci un commento. Io sono comparsa in diversi gruppi di lavoro proprio per la mia tutto quello che potevo, insomma, per la curiosità di vedere come si stava sviluppando nel merito, e sono molto soddisfatta. Chiaramente poi davanti abbiamo un lavoro enorme, che sarà quello delle priorizzazioni. Come la vedi dopo aver sentito oggi? Il commento che mi sento di fare è che, vista, diciamo, a posteriori, questa scelta forte che abbiamo fatto di riprendere le nostre aree di specializzazione e traiettorie attraverso la costituzione di 8 gruppi di lavoro tematici, quindi un po' rompendo lo schema dell'attuale strategia, secondo me è stata una scelta vincente. Perché, come hai fatto tu giustamente la domanda ai referenti di 4 gruppi di lavoro, se ci sono elementi innovativi emersi, e questi sono emersi in maniera dirompente. Quindi credo, insomma, che questa scelta sia stata fatta in maniera, diciamo, lungimirante, e poi ovviamente si aggiunge questa elevata competenza dei coordinatori dei gruppi di lavoro. Cioè, io riconosco questo come un plus che abbiamo come regione, come territorio, e quindi, insomma, io ringrazio anche di questo veramente lavoro di qualità che è stato fatto dai referenti dei cluster, e ovviamente da tutti i gruppi di lavoro. Ma insomma, questa capacità di saper raccogliere gli elementi chiave, di sapere fare sintesi. Questo è importantissimo. Grazie, grazie dottoressa Segatti. Allora vi rinvio a questo pomeriggio alle 15. Vi ricordo che interverrà anche la dottoressa Uliana, direttrice centrale di attività produttive, e che parleremo di tecnologie per gli ambienti di vita, design e made in Italy, ambiente ed energia, dove ci sarà
il dottor Mazzolini e Stefania Del Frate in sostituzione di Stelio Vatta, cultura e creatività con Sergio Calò, che è il nuovo referente del cluster, e infine turismo, l'ultimo gruppo di lavoro costituito con il collega direttore di servizio Antonio Bravo. Quindi penso che ci rivedremo alle 15. Grazie davvero a tutti e riceverete tutte le slide. Grazie. 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 Ciao a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci.